Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Parte il 19 dicembre nell'ufficio relazioni col pubblico del Comune di Livorno un importante servizio per le persone sorde che verrà, diciamo così, attivato in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi e con l'Associazione Comunico. Si chiama Sportello ABC, Abbattimento Barriere Comunicative. È un servizio che prevede la presenza di un interprete della lingua dei segni italiana e di un assistente alla comunicazione per due volte alla settimana. Ascoltiamo innanzitutto l'assessore alla sociale Carla Roncaglia. Sportello ABC cos'è? È un nuovo servizio che mettiamo a disposizione della città di Livorno, in particolare di quei cittadini ipoacustici che hanno problematiche di udito, sordomuti, eccetera. È un servizio che consente loro, accedendo all'URP due volte alla settimana, il lunedì dalle 11.30 alle 12.30 e il giovedì nel pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, di prenotare servizi o accessi in cui c'è bisogno appunto di un mediatore che possa usare il linguaggio dei segni e prenotare per accedere a servizi pubblici, evidentemente all'interno del comune, svolgere pratiche all'ASL e in altri enti esterni, all'INPS, oppure anche prenotare la presenza appunto di un esperto comunicatore del linguaggio dei segni per conferenze, convegni, seminari, cioè laddove è necessario che ci sia questa interpretazione. Quindi è un servizio che crediamo utile per i cittadini che hanno questo tipo di problemi e che finora mancava, e credo vada a arricchire l'ufficio relazioni col pubblico di un progetto molto qualificato. Ed ascoltiamo adesso Vania Vitolo per l'associazione Comunico, appunto la presidente. Il vostro impegno in questa nuova avventura? Sì, diciamo nuova. In realtà l'Ente Nazionale Sordi sono 15 anni che aveva un servizio del genere all'URC della provincia di Livorno, però poi ce l'hanno chiuso e da 3 anni quindi hanno chiuso questo servizio, e noi come associazione Comunico, che collaboriamo comunque a pieno ritmo con l'Ente Nazionale Sordi di Livorno, abbiamo pensato di riproporlo in comune e dopo un anno felicemente hanno accolto. Noi siamo un gruppo di professionisti che collabora con l'Ente Nazionale Sordi, siamo interpreti di lingua dei segni, assistenti alla comunicazione, logopedisti, insegnanti, ecco questi. Più o meno si può quantizzare che esperienza avete avuto, di quante persone? È stata una bellissima esperienza, anche perché in base a un censimento INPS Livorno e provincia fanno più di 140 soggetti sordi residenti nel territorio, un po' per la storia di Villa Pendola, che era una scuola speciale per bimbi, scuola infanzia, bimbi sordi, quindi tante famiglie si sono trasferite qui a Livorno e negli anni, nei decenni, ecco che c'è una grande affluenza di persone sorde nel territorio di Livorno fino all'Elba. E ascoltiamo adesso proprio l'interprete appunto della lingua dei segni che effettuerà questo servizio, Francesca Luporini. È difficile, diciamo, questo linguaggio? È una lingua difficile, sì, è una lingua come una lingua straniera, però ovviamente viaggiando su un canale visivo è più complessa rispetto a imparare una lingua straniera vocale. Quindi, sì. Ma è qualcosa che può, non so, eventualmente anche farsi online col computer? Sì, si fanno le videoconferenze, si fanno le consulenze online, sì sì. È una lingua che appunto viaggiando su un canale visivo in videoconferenza si lavora benissimo. Ed ecco la responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico del Comune di Livorno, Odetta Tampucci. La logistica, diciamo, offriamo la postazione in modo che possano venire. È un servizio che va a complemento di tutto il servizio della comunicazione, è un bel servizio. Cioè. Ed infine la dirigente degli affari generali, Graziella Launaro. Questo servizio è visto come un arricchimento grosso del servizio che noi possiamo fare al pubblico, e quindi fa piacere anche a voi che siate ospiti qui.
La difficoltà di pubblicizzare un servizio di questo tipo per le persone a cui è rivolto, ovviamente. Ma credo che i canali migliori siano loro, perché vede, hanno già avuto l'idea di pubblicare sulla rete civica una specie di spot che faccia vedere questo servizio, e poi loro sono un'associazione piuttosto forte, quindi credo che diffonderanno con facilità loro, conto su di loro.